Ciao e benvenuto sul nostro canale di supporto. In questo video troverai alcuni passaggi per riuscire a capire e a risolvere eventuali problemi che puoi riscontrare con un monitor esterno. Come prima cosa devi verificare che non ci siano danni fisici sul monitor, cioè che non sia danneggiato il pannello, e controllare anche i cavi e connettori, perché se sono rovinati o danneggiati possono non trasmettere bene il segnale video. Oltre ad un check visivo puoi anche, per esempio, eseguire una prova incrociata con le differenti porte cavi che hai a disposizione, così da escludere sempre i problemi hardware. Se sul desktop ci sono più uscite video, in alcuni casi è possibile utilizzare solo alcune combinazioni per collegare più monitor, perché una può escludere l'altra. Quindi prova le porte e i cavi rispettando la giusta combinazione e se necessario consulta il manuale della scheda video. Inoltre i monitor sono dotati di un test integrato. Procedi in questo modo per avviarlo. Scollega i cavi video e l'alimentazione del monitor per almeno 10 secondi. Poi ricollega i cavi video e l'alimentazione e apparirà il messaggio No Signal Input. Se il monitor non è in grado di rilevare un segnale video ma funziona correttamente, dovrebbe apparire una finestra di dialogo. Come sempre, prova ad aggiornare il BIOS e i driver con Support Assist. Se hai il disco criptato, prima devi sbloccarlo sospendendo la protezione passando da Gestisci BitLocker, poi clicchi su Sospendi protezione e clicca Yes per confermare. Poi cerca e apri l'applicazione del Support Assist. Vai alla home page. In Ottieni driver download vengono mostrati i driver se disponibili. Se non ce ne sono, clicca su Esegui per avviare un'ulteriore ricerca. Invece, se ci sono driver disponibili, clicca su Aggiorna. Clicca su Installa e lascia completare il processo e riavvia il sistema se necessario. Una cosa utile è anche rimuovere e reinstallare i driver video. Se Support Assist non li ha trovati, utilizza il nostro sito di supporto per scaricare e reinstallare i file. Nella sezione di supporto il PC viene rilevato in automatico, oppure inserisci il service tag. Poi clicca su Driver Download. In categoria scegli Video. Scarica ed esegui il file dei driver disponibili. Poi segui l'istruzione a schermo per completare l'installazione. Normalmente questo ti permette di riuscire a risolvere eventuali problemi del monitor, ma se hai bisogno scrivici su Facebook e Twitter o sulla community Dell per ulteriore supporto. Puoi anche consultare altri video utili pubblicati in precedenza con altre soluzioni per gli schermi e come configurare più monitor. Iscriviti al canale e fai like se ti piacciono questi video di supporto in italiano. Ciao e a presto!